Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porcaccia, ragazzi, abbiamo delle news veramente incredibili che mi sono appena arrivate dal mio gruppo di leakers direttamente su Telegram, che ringrazio sempre, Aidin Lito Swog e mi sfugge un nome, Lori, e l'altro sono io, me lo ricordo sempre, sono in 5, chi cacchio sono, l'ultimo sono io. Ragazzi, abbiamo delle notizie incredibili per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Quello che vi avevo detto sembra davvero avverarsi, ragazzi. Accadrà di nuovo qualcosa alla mappa. Ci sarà nuovamente una modifica radicale per quello che riguarda tutta la parte centrale della mappa. Voglio farvi vedere, ragazzi, quello che è stato scoperto direttamente con il nuovo update, niente poco di meno che in uno dei punti più caldi della mappa, che è praticamente il nostro beneamato sprofondo stantio, magazzini, chiamateli un po' come volete. Intanto, ragazzi, meraviglioso il nuovo negozio di magazzini, come vedete, eccolo qua, lo avevamo già visto, ragazzi, non avevamo ancora, come si dice, dato un'occhiata da vicino in un video. Guardate un po', alcuni stanno ancora per essere sistemati, l'altro invece è stato già sistemato, ma noi, ragazzi, interessa andare dentro al magazzino perché è stata scovata, ragazzi, una mappa segreta che starebbe a riprendere un pochettino quello che è successo nella scorsa season di Fortnite e probabilmente ha un pochettino di easter egg su quello che potrebbe di nuovo succedere a Fortnite, in Fortnite, nella season numero 6. È un po' imboscata, ragazzi, quindi dobbiamo andare a cercarla come al solito, essendo una cosa che non è che possono proprio vedere tutti, diciamo che l'hanno un pochettino nascosta, quindi dobbiamo andare a recuperarla al volo, vediamo se la troviamo. Come al solito non la troveremo mai, never, non mi son fatto detto dire dove stia la mappa. Aspettiamo un attimino che mi sto buttando di prepotenza. Datemi un sec, perché ragazzi, oltre a quello, ovviamente, si parla indiscutibilmente del ruolo che il cubo avrà in questa season, ragazzi. Abbiamo capito che il cubo porterà il lato oscuro di tutto e di tutti nella mappa di Fortnite, sui personaggi di Fortnite, come abbiamo già visto, ragazzi. Intanto vi mostro un'immagine mentre, come si dice, mentre vado alla disperata ricerca del coso. Pronti? Sgralk! Questa, ragazzi, forse non l'avevate ancora vista. Questa, ragazzi, è un'immagine della schermata di caricamento della settimana numero 10, ragazzi. Dove cacchio è la minimappa? Mi hanno detto vai nel magazzino, l'abbiamo persa, porca miseria. È la schermata di caricamento della week numero 10, ragazzi, e come vedete c'è un bombarolo lucente che tocca il cubo. E guardate bene, ragazzi, guardate bene che cosa c'è dall'altra parte del cubo. Eh sì ragazzi, è proprio la parte oscura del bombarolo, ragazzi. Incredibile, sembrerebbe che questo cubo, ragazzi, non sia assolutamente nulla di buono, non che abbiamo mai pensato che fosse stato qualcosa di buono, ma ragazzi, è quello che porterà l'oscurità su Fortnite e si ricollegherà infatti a quello che avevamo anticipato durante i video precedenti, dove la season 6 potrebbe essere avvolta nelle tenebre, ragazzi. Una cosa veramente interessante, ma non è tutto qui, ragazzi. Non è tutto qui, voglio farvi vedere un'altra cosa, ragazzi. Intanto, secondo me, la mappa rimaneva nei due magazzini, quindi vado con la corsa automatica verso i magazzini a cercarla. Se la trovo bene, se la trovo, chi se ne frega, tanto non ci interessa la mappa, ci interessano le immagini che sto per farvi vedere, ragazzi. Una cosa incredibile, state pronti, perché non è finita, perché non è assolutamente finita. Guarda qua.
Sbonk! Queste, ragazzi, sono immagini ufficiali recuperate nei file di gioco di Fortnite. E come vedete, ragazzi, mostrano il cubo in una maniera molto molto particolare. Intanto vediamo subito che non è viola il cubo, ragazzi, quindi ha un colore verdastro. Sembra un colore che possa associarsi a un cubo caduto nell'acqua, ragazzi. Magari dove che avevamo detto? Nel lago, ragazzi. Sembrerebbe, ragazzi, proprio così, che il cubo finirà nel lago. E non è finita, perché abbiamo un'altra immagine interessantissima, ragazzi. Proat, addirittura nuove immagini sul cubo che ci fanno vedere, ragazzi, colori diversi ma sempre riconducibili ad un cubo che subirà una trasformazione. Non sappiamo bene come, non sappiamo bene quando, perché non è detto, ragazzi, che il cubo si trasformi non appena inizi la season numero 6. Potrebbe ancora avere qualcosa a che fare con la season. Io li ammazzo, i miei leakers, che non capisco dove cacchio è la minimappa, li ammazzo. Ma non è finita, ragazzi, ma non è finita ancora, perché c'è di più, ragazzi, c'è di più. Guardate che cosa è appena stato recuperato nei file di gioco, ragazzi. Guardate un po'. Prot! Questa, ragazzi, è palesemente la sagoma del lago con una roba strana in centro. Vi faccio vedere, ragazzi, spostando l'immagine, tornando sul gioco e aprendo la mappa. Se noi la rimpiccioliamo un pochettino, ragazzi, e la ruotiamo, cosa che è molto difficile con Gimp. Aspetta che lo faccio vedere. No, al contrario, amico mio. Guardate, guardate, ragazzi, è assolutamente il lago di Fortnite, è Loot Lake, ragazzi. E come vi stavo già facendo vedere, guardate un po', al suo centro c'è qualcosa di molto strano. Sembra, ragazzi, una colata vulcanica, ma potrebbe essere anche una fonte di energia. Comunque, ragazzi, qualcosa che sicuramente andrà a intaccare il lago, ragazzi. Incredibile, incredibile. Questa immagine, ragazzi, ci dice praticamente quello che succederà o nella End Season 5 o direttamente nella Season 6. Davvero tanta tanta roba. E come se non bastasse, ragazzi, abbiamo addirittura un tweet ufficiale del signor Donald Mustard, che è uno dei capoccioni di Epic Games, che il 6 settembre alle ore 11:26 di sera, quindi alle 11:30, posta, twitta, RIP Tilted. Quindi, ragazzi, se ne vedranno davvero delle belle. Abbiamo visto quello che sta per succedere, abbiamo visto che il cubo praticamente avrà un ruolo essenziale nella season, e abbiamo visto che dovremo aspettarci davvero l'oscurità e la parte malvagia che arriverà irrimediabilmente su Fortnite. Io vi ringrazio, ragazzi, tantissimo per aver guardato questo video. Ovviamente mi raccomando, ragazzi, di non dimenticarvi il pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Iscrivetevi in tantissimi al canale e ovviamente noi ci vediamo in live. Ciao!